E ne parliamo al 1° aprile. Dibattimento e la discussione. Slitta tutto al prossimo 1° aprile. Così si è conclusa la prima udienza del processo in corte d'assise che vede sul banco degli imputati Emanuele Andreini, l'uomo che uccise la madre soffocandola con un cuscino. Il procedimento potrebbe però concludersi velocemente. Emanuele Andreini, presente in aula questa mattina, è stato infatti giudicato incapace di intendere volere al momento del fatto e per questo la sentenza non potrebbe essere di condanna. Già lo scorso 22 dicembre al 47enne era stato riconosciuto un vizio totale di mente. Emanuele Andreini era stato così scarcerato e trasferito in una REMS, una struttura residenziale psichiatrica di secondo livello, dove si trova in regime di libertà vigilata e dove sta ricevendo le cure di cui necessita. La Corte, presieduta dal giudice Filippo Ruggero, dovrà adesso stabilire cosa fare per il suo bene e per il bene e la sicurezza della comunità. Le sorelle del 47enne intanto si sono costituite parte civile nel processo. Senza nessuna voglia di avere un risarcimento dei danni, solo per un segno di rispetto della mamma, non certo per questioni economiche, perché tanto poi l'esito è segnato, no? Però era un segnale da dare per il rispetto della mamma, dopodiché non c'è nessuna volontà di andare oltre. L'omicidio si consumò nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2022. La madre era distesa nel letto quando il figlio si avvicinò per poi stringerle il cuscino al viso sino a quando non smise di respirare. Poi chiamò lui stesso i carabinieri. Venite, ho ucciso mia mamma, disse per telefono. Il successivo accertamento psichiatrico aveva fatto emergere un disturbo grave, una forma di schizofrenia degenerata nel delirio di quella drammatica notte.